Così mio padre un giorno prese il tram, attraversò tutta la città in cerca di lavoro. Bussò a tutte le porte. Si aprì un cancello, il numero 20 di Mirafiori, operaio in una città di operai. Una storia come tante in Torino, città di immigrazione per eccellenza, città in cui gruppi di meridionali arrivavano qui per cercare lavoro e ricostruivano il loro territorio, la loro città. Io credo che il 1961 a Torino non debba essere stato un anno facile. Si svegliava nulla in cucina, fitte alla testa, memoria e ruina, parenti in casa, 5 di sera, tempo scaduto. L'idea di provare a metterci insieme a fare qualcosa che potesse andare nella direzione del teatro canzone, più che altro inizialmente molto per divertimento, ecco, per il nostro piacere personale. Poi abbiamo visto che la cosa funzionava. All'inizio ci chiamavamo Torino Gaetano e dovevamo fare soltanto cover di Rino Gaetano ed eravamo in 7. Poi piano piano, diciamo così, c'è stata un po' una selezione naturale e siamo rimasti noi tre. In terza posizione, Mio Padre, 127 Granata, sediti insieme per me, che si scioglievano dopo mezz'ora di viaggio e non suonava la gamba. Abbiamo deciso di fare una cosa un po' più autobiografica e in particolare riguarda la mia infanzia, il mio costante viaggio di ritorno dei miei genitori in Calabria e quindi un'occasione, visto anche il 150enario, di ripercorrere l'Italia nella mia memoria di 25 anni fa. Le prime impressioni di bambino cominciavano a formare un'opinione dell'Italia dentro di me, visto che la attraversavamo da nord a sud. Oh,